Zombie apocalypse. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder. E io sono la ragazzi, oggi abbiamo il primo video di una serie proprio italiano scorrengiuto di una serie di video che vi porteremo questa settimana di chest opening di Clash Royale, ragazzi, che saranno caratterizzati dall'aprire gli stessi bauli ma due volte. Oggi ragazzi si comincia con qualcosa di interessante. Oggi ragazzi abbiamo da aprire due bauli del clan 10 su 10, il mio e quello del mio canale, del mio canale e il tuo che è il mio canale. Si è preso tutto lei. Direi ragazzi di non perderci in cui squigli inutili, ma prima di andare ad aprire il primo facciamo una di riscaldamento che porta fortuna ai fini del chest opening. Allora siamo contro Cole di Clan Horse. Abbiamo già uno spettatore che ci guarda, vediamo subito. Adottiamo la tattica di fare aprire prima il nostro avversario con l'attacco. Apre con un cavaliere, possiamo subito spingere con un push abbastanza violento con Oak Rider e spirito del ghiaccio. Spirito viene purtroppo colpito, ma non ci dobbiamo preoccupare perché noi possiamo counterare il suo cavaliere. Ok, addirittura lui decide di... Non c'è problema, andiamo a counterare così, ragazzi. Bene, il moschettiere non facciamo bene, in realtà pensavo un po' meglio, se devo essere sincero, e subiamo dei danni, 1976 la mia di destra, 2194 la sua in alto a destra. Fa niente, almeno sappiamo che lui ha l'orda di scheletri, lo stregone di fuoco, il cavaliere, credo di aver visto anche una zap, non ne sono però sicuro. A questo punto spingo ancora io, ragazzi, abbastanza violento, vediamo. C'ha il mini spec, ragazzi, il mini spec, riusciamo ad andare a colpire comunque la torre con una hit, vediamo se lui va a zappare, era ovvio, andiamo a girare il mini pec, molto bene ragazzi, riusciamo a girare il mini e a questo punto quell'altro arriva, dobbiamo andare a counterarlo rimanendo comunque protetti. 1742, arriva una fireball a livello 10, pesante, mi va a shottare il moschettiere, ma dobbiamo continuare a pushare, ragazzi, forza. Mi serve la zap! Andiamo a zappare bene così, ragazzi, bene. 1042, ma siamo completamente scoperti. Lui dovrebbe aprire sul ponte con lo stregone di fuoco. Vediamo se ho azzeccato oppure no. Comunque abbiamo un po' di elisir per poterci difendere da qualsiasi suo attacco. 1042, la sua torre in alto a destra. 1641, la mia in basso a sinistra. 1742, la mia in basso a destra. Ancora inviolata la sua là in alto. Esatto, aspettiamo che vada lui in alto a sinistra, esatto. Vediamo un pochettino, non c'è problema. Andiamo a deviare, vado io ragazzi, qua gli devo tirare giù la torre, dovrebbe giocare lo stregone. Gioca invece gli scheletrini, peccato, però andiamo comunque a danneggiare. E portiamo la torre a portata di zap eventualmente. Si è messi molto bene, lui va con un cavaliere e ci sta anche lo stregone, tutta la vita ci sta. Andiamo a fermare anche il miner. Attenzione, spingiamo ancora, molto bene, che continuiamo a spingere, ragazzi, qua siamo dentro, potevamo anche non zappare, ma voglio evitare qualsiasi problema. 21 secondi dalla fine, ragazzi, e molto bene la nostra giocata. Arriva il mini pecca, volevo un attimo andare a counterare con un caballeros, andiamo sopra anche con il tris di goblin. 8 secondi, 7, 6, spingiamo ancora, 5, 3, 2, buia, e l'andiamo a portare a casa. Molto bene, a cascia, buia, a cascia. 28 punti, 28 soldi per noi, 28 gold. Questo ci porta assolutamente ad andare a donare a Riccardo un mega sgherro e ad aprire il baule del clan. Vai, allora, il primo lo apro io e te lo lascio a te il tuo, ok. 1620 di gold, ragazzi, 83.989, siamo quasi... Me li sento qua i 100.000 per andare a potenziare la fireball all'11. Ne ho 5 stregoni. Va bene, 5 stregoni e 6 skip. Vediamo cosa arriva di bello. Arrivano 6 lapidi. Però già le rarelle ce le siamo. Arriva un'epica.
tra l'altro Poison 46 su 50, ragazzi. Ho un mio amico che ha la Poison al 7, allucinante. Allucinante, arriva un'altra epica. È una... Mamma mia, due epiche nel baule del clan Sciamanna. Sciamanna, tre epiche, cosa sta succedendo? Quante ne sto trovando? Tre epiche, scheletro gigante, non lo so se arriva la leggendaria. Non arriva, non arriva, 16 per 3 moschette, veramente una roba che neanche... Speriamo nelle comuni che sia... Sono molto, molto incavolati questi tre moschettieri. Andiamo a vedere le rare. 240. Cioè, ma veramente incredibile. Beh, ragazzi, beh, direi che possiamo switchare nel clan della Pami. Swish! E siamo quindi nel profilo della Pami, ragazzi. Lasciamo tutto in mano a lei. Ah, fai vedere cosa c'hai di bello lì. Ma è leggendario, guardate. Wasabi. Che si interfaccia con quello. In due baule. Mamma mia. Il barinozzo non glielo diamo? Non glielo diamo. No, Cugaz, non glielo dà, non glielo dà. Vai. Adesso faccio una... Deve essere una bella, perché io da solo... Eccolo, sta veloce così, ragazzi. 2v2 per la Pami. Vuoi commentarla tu o te la commento io? No, commenta tu, perché io non sono bravo. Va bene. Cosa? Vediamo cosa dice la Pami. Siamo contro con boss TT516. Ok, allora attenzione, loro aprono subito con una Double Princess da dietro e c'è un tronco sulla sinistra da parte di Jonathan, il compagno di squadra della Pami. Pami che apre invece con una strega notturna, attenzione alla fuorilegge sulla destra, molto bene. Wow, ha giocato il Giant subito e arriva anche un barile, ragazzi, molto corto sulla Princess, eccezionale, eccezionale, eccezionale. Guardate la Pami, guardate la Pami, bellissima la zappa, bellissima la zappa. Attenzione alla Princess, riesce ad andare a proteggere il Giant che è micidiale sulla torre, gliela vanno a tirare giù con il primo attacco. Attenzione alla coppia di Luridi Cavernicoli, la Pami bellissima la giocata con il doppio cavaliere, ci sta e va a proteggere Jonathan con un tronco, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso, non so, mamma mia ragazzi. Lasciamole recuperare un po' di elisire, solamente a 6. C'è una fuorilegge sopra il cavaliere che andrebbe fermata. Attenzione anche a tutto l'attacco. La Pami un po' titubante, non sa cosa giocare, non sta giocando. Attenzione, lei se ne frega completamente se gli attaccano con tre truppe. Va di là con il gigante, completamente se ne sbatte altamente. Loro giocano ovviamente... Questa scarica non l'ho capita, non so chi l'abbia tirata, credo sia stata tu. Io. Ovviamente, perché non potevi andare a zappare gli scheletri. Fa niente, no. fa niente. Subito vanno sopra con il cavaliere, ragazzi, colpito anche da un tronco, ma nessun problema grave. 1:15 ancora da giocare. Fammi sotto pressione quando gli commento le partite. Attenzione così. Io non avrei tirato quel tronco. Preparati al barile. Counteralo. Va bene, sotto con gli sgherri, vediamo di essere più veloce. A counterare, hanno fatto troppo male. Hanno fatto troppo male quel barile, hanno fatto. Attenzione con il barile anche per noi, ragazzi. Princess che viene troncata, se mi passate il termine. Attenzione di nuovo, 50 secondi alla fine. Prossimo barile per loro disponibile. Ai ai ai, quella coppia di Luridi Cavernicoli scelti vengono deviati nuovamente dal doppio Caballeros. E attenzione al barile, bellissima la zappa. Peccato non sia sufficiente per andare a fermare il tris di Goblin generato dal barile. Parte un barile anche per loro, ragazzi. Attenzione, si ribalta la situazione e credo che la perdita sia abbastanza imminente, o comunque il pareggio. Vediamo se riusciamo. C'è la Princess che sta shottando di brutto. Princess anche per loro, Double Princess per loro. Vengono entrambe in aiuto per distruggere la gang. Bella quella Fireball, penso che sia tua, vero? Andiamo a tirare la Fireball. 1511, non glielo giocare che ti conosco. Bene, cavaliere lì, benissimo, non serve niente. Molto bene, vanno a counterare di nuovo il barile. Hanno ben due truppe, anzi tre, disponibili per un prossimo attacco. Io giocherei un gigante centrale, non appena ce l'hai disponibile, centrale nel loro campo. Rocket tenuto nascosto fino adesso. Ci sta a giocarlo adesso, perché ora che ti fermano il Giant, attenzione, tira una fireball sulla torre e vanno a vincere. Mamma mia, complimentoni, super partita della Pami in 2v2 che ti garantisce sicuramente un bel baule del clan. Bausugoso. Vediamo un pochettino cosa ci troviamo dentro.
1620 di gold, molto bene. 4 razzoni che non uso per niente. 159 su 2. 4 macchine volanti che non le uso per niente. Uso per niente, neanche quelle. 5 arieti da battaglia che sono una merda. Non sono una merda l'arieti da battaglia. 37 orde di schiavi che possono usare il mio Ita. Attenzione, viene tirato in causa Ita, non si sa perché. Perché li chiedeva sempre lui. 14 estrattori di risultati. Ai. Posso usarli al cesso, non sa bene per fare che cosa. 203 frecce, arriveranno le epiche che sono tre guardie. Ma neanche una carta che usi. Cos'è? Cos'è? Vera. Bruttissime, raga. Vabbè, e che ci dobbiamo fare? Vabbè, ragazzi, c'è qualcuno che chiede la cura nel tuo. Non sapevo neanche fosse ancora dentro il parco delle carte. La cura. Andiamo a scaccaruzzare questa missione. Andiamo a scaccaruzzare la missione. Beh, ragazzi, direi che per oggi il video può essere considerato finito. Abbiamo aperto i due bolozzi del clan, ci abbiamo trovato dentro niente, ma comunque ci siamo divertiti, dai. Sì, dai. Abbiamo vinto due partite, non dai, è stata male. Non possiamo fare pubblicità che ci monetizzano, per favore. Beh, ragazzi, io vi ringrazio, noi vi ringraziamo per essere stati qua con noi a guardare questo video e vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like sempre e di attivare sempre la nostra campanella. Il Dindon Zero. Ha detto tutto lei, ragazzi, noi ci vediamo presto, ciao.